L'incontro odierno, proficuo e produttivo, è sicuramente in linea con quello che è il momento che sta vivendo la giustizia tributaria, l'idea di una riforma che da più parti proviene. Deve servire solo e soltanto a migliorare il servizio, non solo a migliorare il servizio, ma a tenere ben diviso l'interesse del cittadino contribuente dall'interesse dello Stato impositore. Tutti i convenuti a questo incontro odierno sono d'accordo sulla idea di portare sotto l'egida della Corte dei Conti la giustizia tributaria, che porterebbe in maniera incostituzionale ad unificare due ruoli, che è quello di controllore e di controllato da parte di una giurisdizione che tutela gli interessi dell'erario. Si metterebbero sotto i piedi gli interessi dei cittadini.